Il gruppo cooperativo CGM si occupa di protezione, cura delle fragilità, promozione ed educazione delle persone. Il gruppo cooperativo CGM lavora per garantire autonomia di vita e la piena ed effettiva partecipazione ed inclusione nella società. 5.700 persone con patologie psichiatriche seguite. 767 strutture residenziali. Progetti operativi per dare risposte concrete in tema di salute mentale. Una rete di imprese sociali impegnate nella riabilitazione e nell'inserimento sociale e lavorativo di pazienti psichiatrici. Oltre 2 milioni di famiglie coinvolte, 34.000 persone ospitate in presidi socioassistenziali, 600.000 persone i cui bisogni rimangono insoddisfatti. Una rete che vede collaborare profit e no profit a sostegno delle persone con disabilità attraverso la creazione di piccole comunità residenziali di alta qualità, garantita attraverso l'applicazione di un marchio verificato. Il gruppo cooperativo CGM si dedica al futuro, con servizi per l'infanzia e sviluppo di strumenti di conciliazione. 600 servizi, di cui 190 a marchio PANI, 15.000 posti per bambini, 2.500 occupati. Il gruppo cooperativo CGM promuove la dignità dell'accoglienza per sostenere la cittadinanza attiva dei nuovi cittadini attraverso servizi e progetti di accoglienza dedicati ai migranti, ospitalità e assistenza sociale, sanitaria, legale, supporto psicologico e alfabetizzazione. Il gruppo cooperativo CGM si prende cura di noi attraverso una rete di servizi sanitari a prezzi accessibili che conta 17 luoghi di cura avviati, 88 dipendenti, 221 medici coinvolti, 19.000 pazienti e 95.443 prestazioni erogate. Pregiudizi, lo stigma della malattia mentale, credo che si capisce se si pensa che la clinica psichiatrica nasce all'inizio dell'Ottocento all'interno delle carceri. Abbiamo proprio provato sulla nostra pelle, sia a Cremona che in tante altre zone d'Italia, questa difficoltà nel rompere questa situazione da manicomio. Ecco. A Cremona dall'inizio del Novecento è esistito un ospedale psichiatrico. Il 13 maggio del 78, il giorno di promulgazione della legge Basaglia, contava, mi pare, circa 200-250 persone. Storicamente era più un luogo di custodia. L'infermiere era scelto per le dimensioni fisiche, cioè più grosso era e più bravo era l'infermiere. La forza della cooperazione sociale è stata quella di entrare con vitalità e cercare di fare davvero quanto era scritto nella legge. I primi pazienti che arrivavano dal manicomio e non avevano forse neanche la coscienza di poter esercitare come persona una propria espressione, opinione, per cui insomma erano un po' rassegnati al fatto che qualcuno li pigliasse e li scatolasse da qualche parte. Oggi il paziente è più presente come individuo, come diritti. Ho cominciato a 19 anni, avevo dei problemi e dopo l'82, l'84 sono entrato nei servizi psichiatrici, quelli vecchi. Alla fine ce l'abbiamo fatta, però abbiamo portato fuori i matti dal manicomio con negozi, laboratori all'esterno, attività di formazione al lavoro. La comunità è, almeno nel nostro contesto, è una villa aperta in un quartiere, a due passi dal centro. Al mattino mi sveglio, faccio colazione, vado su al quarto piano a prendere la terapia, vado al GAM, bicicletta, e così facciamo delle attività. Ferdi l'avevo conosciuto all'interno del manicomio, e poi le strade sono divise, è arrivato qualche tempo fa da noi, per cui io sono stato un po' di tempo senza vederlo, e devo dire che in questi anni, insomma, è cambiato in positivo, insomma. Credo che comunque sia stato un bel passaggio. Va bene che noi ci siamo, però va bene anche che nella giornata uno abbia degli spazi per sé da gestirsi. Oh baby, I love you. Oh baby, I need you. Dall'inizio
all'inizio lavoravo in una comunità per minori, per adolescenti psichiatrici e poi dopo sono entrata dentro la cooperativa Dado Magico in quanto psicopedagogista e abbiamo aperto la prima struttura di asilo, nido, e da lì ne abbiamo aperti tanti. Occuparsi di servizi all'infanzia, ma principalmente vuol dire abbassarsi all'altezza dei bambini e cercare di vedere il mondo dal loro punto di vista. Noi ci occupiamo per lo più della fascia 0-3 anni, quindi tutti asili nido, centri gioco educativi e sezioni primavera. Poi in più abbiamo anche dei CIAF, che sono i centri infanzia, adolescenti e famiglie, e sono dei centri che organizzano dei momenti ludici o didattici sia per i bambini, i ragazzi, che per le famiglie. Ora, al di là del progetto pedagogico, che a grandi linee penso che ci siamo con altri servizi, però era quello che offrivi in più, dall'alimentazione naturale del bambino all'uso di materiali diversi dai giochi classici. Questo è stato anche vincente perché perlomeno nel nostro territorio non c'era. Il comune ci disse in 20 giorni di organizzare l'apertura di un nido con i lavori, eccetera. Peccato che dentro il nido c'erano tantissimi calcinacci, per cui abbiamo pulito sozze come non mai. Poi siamo andati nell'ufficetto, ci siamo lavate con le salviettine monouso. Perché non c'era l'acqua, chiaramente. Ovviamente. Abbiamo tirato su un'assemblea con i genitori dicendogli che due giorni dopo, il lunedì, avremmo aperto il servizio. Chiaramente appena i genitori sono usciti noi ci siamo rimessi a lavorare e a pulire per l'intero weekend. Da quando sono in carrozzina ho deciso di impegnarmi nel mondo delle associazioni per la tutela e la promozione dei diritti delle persone prima di tutto disabili. Mi sono avvicinato al mondo della disabilità quando ho scoperto che mio figlio era soggetto di una sindrome autistica. Ho deciso che bisognava assolutamente muoversi nell'ambiente associativo per cercare di offrire delle risposte, soprattutto in tema di diritti. Sono 25 anni che sono in carrozzina, all'inizio del mese di maggio sono andato al mare con un po' di amici, ho visto che c'era un'acqua insomma, buona per potersi fare il bagno e mi sono tuffato e l'acqua era molto più bassa di quello che immaginavo. In questi casi è fondamentalmente un insaccamento della colonna vertebrale e l'esplosione, nel caso mio, della vertebra C5. Alberto è nato nel 71, è primo figlio, per cui ha contribuito anche un pochettino alla nostra inesperienza nel dilatare un po' i tempi di comprensione della sua disabilità. Alberto è stato bene, devo dire, fino all'età di 30 anni, poi attorno ai 30 anni c'è stata praticamente quasi un'inversione caratteriale. Si è ammalato di una cosa molto strana, abbiamo scoperto che era una malattia neurologica. E la sua malattia che lo ha portato alla morte è la SLA. La cosa poi che va sottolineata è che mentre questa malattia lo aggrediva sempre di più, lui piano piano era sempre meno autistico. Questo per far capire quanto è il peso dell'autismo, perché l'autismo è, la persona è chiusa in una scatola. Una scatola di vetro, vede verso l'esterno, cerca di comunicare ma non ce la fa. Non siamo invalidi, non siamo handicappati, siamo persone con disabilità. Prima di tutto bisogna focalizzare sul fatto che dobbiamo parlare sempre di persone, di esseri umani, cittadini, lavoratori, studenti, esattamente come gli altri. Se io non avessi avuto mio figlio, forse sarei stato da un'altra parte. Non mi sarei mai avvicinato a questo mondo. Siamo cresciuti nell'associazione, dopodiché ho preferito così affrontare un tema che mi stava molto a cuore, che era quello del dopo di noi. Dopo di noi che cosa significa? C'è un momento che la famiglia non ha più la capacità
perché la famiglia è invecchiata, perché la famiglia è usurata. C'è anche una necessità della persona con disabilità adulta di poter adire anche a un certo tipo di vita indipendente. Questa è stata una bellissima esperienza perché abbiamo costruito quello che era necessario per ragionare sul dopo di noi, creare dei luoghi di vita, dei luoghi di incontro per le persone con disabilità adulte. Allora, i progetti che Connecting intanto in questi anni ha portato avanti sono praticamente in tutta l'Italia. Quindi parliamo dalla Sicilia a Torino, in Puglia, in Sardegna. La gestione della primissima accoglienza in Sardegna, proprio prendevamo le persone che sbarcavano, a quelle del centro di seconda accoglienza con anche la rete Esprar, ma anche quella appunto dell'inserimento. Mi chiamo Murad Aissa, provengo dalla Tunisia e lavoro presso Connecting People. Sono consapevole che ho avuto tanta fortuna qui in Italia nell'incontrare Giuseppe. Me lo ricordo come fosse ora. Era con una giacca, con una camicia azzurra, proprio in perfetto manager. Era al centro di accoglienza del Serraino Vulpit. La cosa più interessante, avevo capito, però non aveva capito niente e di quello che era il suo lavoro da fare. Appena appena rispondevo in italiano. Però me l'ha detto chiaramente. Ha detto che, ecco, che potevo cominciare questa esperienza come mediatore linguistico-culturale. Mi chiamo Rohan Lalinde, sono arrivato in Italia il 8 novembre del 2000, sono arrivato come una clandestina immigrata. Adesso da poco ho iniziato a direttore di un centro di accoglienza. Non è che io stava male, però sempre avevo quello sogno di andare in Europa, più mi piaceva di andare in Inghilterra. Poi ho trovato una persona che fa viaggi, ho pagato soldi per andare in Inghilterra, non in Italia. Quando sono salito su quella pescareccia c'era ancora 120 persone e io sentivo che tutti i miei paesani parlavano, avevano libri di italiano. Io pensavo, ma dove sto andando io? È arrivato dopo 9 giorni di viaggio, sono sbarcato in Catania, poi da lì mi hai portato in centro di accoglienza. I soci, i lavoratori delle cooperative non sono solo italiani, ma ci sono dentro persone qualificate, molto più qualificate di noi, che sono coloro che sia sono i dirigenti ma anche gli amministratori, entrambi. E questo sicuramente porta un valore aggiunto, per cui vorremmo anche utilizzare questo know-how per lavorare nei paesi di sponda delle provenienze degli stessi. Ci fu quell'alluvione dopo qualche mese nel 2004. Ci siamo trovati con 1,5 metri di acqua, 200 persone, fango, bambini. Sono stati 2-3 giorni a spalare il fango. Io appena ritornato dal Sri Lanka, mi dici che noi abbiamo aperto un centro grande, indomani io vado, dici Ruan, prendi palette, tiriamo. Tiriamo l'acqua. Oggi la famiglia italiana ha due alternative, o una sanità pubblica che si sta sempre più velocemente ritirando e quindi offre sempre meno servizi, una sanità privata di alto livello ma molto costosa e quindi spesso con prezzi non accettabili per i redditi che oggi la famiglia media ha. Noi vogliamo provare ad offrire la via di mezzo, quindi qualità alta e non si discute, un prezzo un pochino inferiore e un livello di prestazione paragonabile a quello della sanità pubblica. Per le cooperative del consorzio di Forlì, ma spero anche per tutti gli altri soggetti, Welfare Italia innanzitutto è un progetto innovativo che aiuta anche la cooperazione sociale a ricollocarsi su una dimensione nuova, non limitandosi a fare, come spesso è stato, il fornitore di manodopera su committenza pubblica, ma provando anche proprio a costruire servizi in proprio, in autonomia e confrontandosi direttamente col mercato delle famiglie, col mercato privato. L'obiettivo per Welfare Italia sull'Emilia Romagna è la declinazione dell'obiettivo nazionale, cioè un centro Welfare Italia in ogni provincia, grosso modo. Esiste un modello di base che prevede alcune specialità
odontoiatria, ginecologia, cardiologia, oculistica, ma poi in ogni territorio ognuno va a vedere, a capire quali sono le altre esigenze che in quel territorio ci sono. La cosa bella e la scommessa che abbiamo fatto è quella di trasferire un po' tutto quello che in questi anni, la nostra esperienza così nel lavorare con le persone, nel prenderci cura delle persone, per cui l'idea è cercare di provare a tradurre uno stile anche all'interno di quel luogo di cura, quindi far sì che le persone quando accedono al nostro polo ambulatorio non si vivano solo come pazienti, ma prima di tutto come persone. Cioè, noi stessi siamo a nostra volta, a seconda delle diverse situazioni che la vita ci porta davanti, a volte, come dire, promotori di progetti, ma a volte pazienti e quindi clienti della rete di servizi che stiamo andando a costruire. Diciamo che i colori prevalenti all'interno del luogo di cura sono il bianco, il blu e il rosso. C'è lo spazio bambini, c'è tutto un angolo dedicato alle tisanerie, perché le persone quando vengono di solito vengono accolte in questo luogo così. Ho capito che ce l'avrebbero fatta dal primo giorno, dalla prima settimana di lavoro assieme. Siamo tre presidenti operai, veramente. La cooperativa Il Cammino mi deve essere grata perché una volta sturai il water del loro centro residenziale che era bloccato, operatrice in panico. Da lì credo ho guadagnato moltissimi punti. Ti sei comunicato? Mi sono comunicato. Barzelletta veramente? Sì. Dedicata alle cooperative che si occupano di immigrazione. Un signore nero con un pappagallo coloratissimo sulla spalla in un bar. Entra una persona, lo vede, si avvicina e dice: bello, che razza è? Il pappagallo: è un negro.